Incontriamo Germano Velizzone, presidente dei Garrosci de Pia, e Cinzia Gagliolo, che oggi è stata ufficialmente insignita durante la cerimonia del titolo di organizzatrice e ideatrice della rassegna Corri col Cuore. Allora, cominciamo proprio da Cinzia. Come e quando è nata l'idea di Corri col Cuore? Corri col Cuore è nata 3 anni fa da un'idea mia, dalla passione per le macchine, per i motori e la condivisione proprio di questa passione con un gruppo di amici, anche loro appunto con questa passione per i motori, per i rally. Abbiamo pensato di unire questa nostra appunto passione con l'aiuto per il prossimo. E quindi il primo anno abbiamo pensato di acquistare dei defibrillatori per le scuole e per l'asilo. Subito era nato per acquistarne uno solo di defibrillatore e ci sembrava già un'impresa ardua. Poi in realtà, visto che la solidarietà è stata tanta, siamo riusciti ad acquistarne ben 2. Quindi uno l'abbiamo donato alla scuola Finalpia, alla scuola elementare. L'altro, siccome la parata si è svolta a Vezzi, l'abbiamo donato a Vezzi all'asilo. In questo modo abbiamo, tra virgolette, aiutato entrambe i comuni. E dopodiché, visto che è stato molto apprezzato, comunque ci sono state tantissime richieste, allora abbiamo pensato di andare avanti e di riproporlo. Tutto questo ovviamente ringraziando sempre i Garrosci, perché senza l'appoggio dei Garrosci di Finalpia ovviamente come privati non avremmo potuto fare granché. E grazie appunto all'appoggio dei Garrosci si è fatta anche la seconda edizione. Siamo riusciti comunque a donare ai Vigili del Fuoco la barella ergonomica e quest'anno l'attrezzatura da usare eventualmente sugli incidenti. E a noi fa piacere aiutare i Vigili del Fuoco, ci siamo poi concentrati su di loro negli ultimi 2 anni perché comunque sono quelli che chiamiamo sempre, dal gatto sull'albero all'incendio, all'alluvione, e sono persone veramente a livello umano davvero davvero fantastiche, e anche nel momento del bisogno loro sono persone calme, sanno cosa devono fare, danno sicurezza, aiutano noi, quindi perché noi non farci in quattro per aiutare loro? Mi sembrava e ci sembrava tutto il gruppo un doveroso aiutarli. E a proposito di amore per i motori, vogliamo spiegare questo bellissimo quadro che campeggia nella sala giunta del comune di Finale Ligure? Questo quadro, diciamo che ha 2 simboli molto belli, quello dei motori, perché vediamo raffigurata una 500 di quelle storiche proprio sull'arco qua della piazza di Finale, e in più la solidarietà, perché questo quadro viene da Roma, dal signor Trippi, che ci ha visto su Facebook e ha voluto donare il quadro a noi, che poi noi ne facessimo ciò che ritenevamo opportuno. E sono 3 anni, da quando siamo tra virgolette nati, che lui ci accompagna ogni anno con un quadro diverso. Quest'anno il quadro, visto che rappresentava proprio Finale, l'abbiamo voluto dare e regalare al comune, perché comunque anche loro si sono fatti in quattro e ci hanno dato veramente una grande mano. Germano Velizzone, che cosa significa oggi essere presidente di un'associazione come i Garrosci de Pia? È un bel lavoro, è un bel dire, perché non sembra vero, però dal di fuori sembra tutta un'altra cosa. Una volta che si è dentro si capisce tutte le problematiche, riuscire a organizzare, cosa ci vuole, quindi è un lavoro veramente, veramente arduo. Ci vorrebbe un'associazione, dunque non si va avanti, dove tutti i componenti, consiglieri e non, siano tutti ad una per portare avanti unitariamente tutti i lavori che ci sono da fare, perché dunque diventa veramente quasi impossibile. Noi cerchiamo di portare avanti il nostro rione fino a Pia, per cui Garrosci de Pia, e facendo delle manifestazioni, facendo conoscere Finalpia appunto alla gente, ai turisti, e mettendo in piedi anche delle piccole manifestazioni dove vengono coinvolti un po' tutti dal punto di vista divertimento, dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista Miss, perché facciamo anche Miss Finalpia, e quindi cerchiamo un po' di
stare coi piedi più scarpe per far sì che tutti vengano qui.